Abbiamo parlato, nel libro se ne parla, di Cedere d'Arboli, ne abbiamo parlato anche del modo di scrivere di Rodetta, Campiglione, il burro davanti. Ecco, io volevo sapere, oltre che essere una grande scrittrice, Rodetta è stata anche una grande lettrice, e pensavo spesso a quali letture potesse condividere con Garboli. C'è qualcosa in particolare? Ero abbastanza diventato lavorante. Io l'ho scoperta con lui, voglio dire, l'ho scoperta tardi, e dunque me l'ha fatta scoprire. Soldati, tutti, insomma, lui quando gli piaceva uno scrittore era. Mi comunicava immediatamente il desiderio di conoscerlo anch'io, perché accoglieva in quelle poche frasi che magari mi diceva delle cose così essenziali che mi veniva voglia di leggere. Poi adesso non so, potrei ancora trovare diversi, anche Chateaubriand per esempio. Io mai mi sarei sognata di leggere Chateaubriand se non fosse stato per Cesare, no, per me è stato un incontro intellettualmente folgorante, perché a parte il suo rigore, la sua severità, che delle volte mi faceva arrabbiare, anche mi sentivo, avrei voluto protestare più forte, coglieva delle cose che riusciva a comunicartele, che ti laceravano addirittura la mente, te la aprivano. Questo devo dire, io infatti è una. Con tutte delle volte ho veramente sofferto, io ho patito, però forse proprio attraverso i patimenti che uno conquista qualche cosa e cresce, invece quando tutto è così piatto, così regolare, magari uno fa una bella tranquilla vita, però conquista poco. Io penso sempre che invece vale la pena. Io sono una che ha sempre pensato questo sì, da quando ho cominciato la mia adolescenza, ho sempre pensato che valesse la pena. E poi forse delle volte è quasi un difetto, perché io vedo una cosa e ne voglio vedere di più, e poi ne voglio vedere di più. Insomma, delle volte è anche un girare che può portare a poco, però voglio dire, la mia natura è quella lì. E in Cesare ho trovato un campo meraviglioso, straordinario. Io però oggi penso che lui avesse delle intuizioni folgoranti che oggi si rivelano, che poi uno dice ma no, ma dai, ma piantala. Invece io perfettamente ragione.